Signore è in cammino col suo popolo. E perché camminava col suo popolo con tanta tenerezza? Per ammorbidire il nostro cuore. Esplicitamente lo dice lui. Io farò del tuo cuore di pietra un cuore di carne. Ammorbidire il nostro cuore per ricevere quella promessa che avevo fatto nel paraíso. Per un uomo è entrato il peccato, per un altro uomo viene la salvezza. E questo cammino tanto lungo aiutò a tutti noi a avere un cuore più umano, più vicino a Dio, non tanto superbo, non tanto sufficiente. E oggi la liturgia ci parla di questo cammino di restaurazione, di questa tappa nel cammino di restaurazione. E ci parla di ubbidienza, di docilità alla parola di Dio. È molto chiaro nella seconda lettura. Fratelli, è impossibile che il sangue di tori e di capri elimini i peccati. La salvezza non si compra, non si vende, si regala, è gratuita. Noi non possiamo salvarci noi stessi. La salvezza è un regalo, totalmente gratuito. Non si compra né col sangue di tori e di capri. No, no. Non si può comprare. Soltanto per entrare in noi questa salvezza chiede un cuore umile, un cuore docile, un cuore ubbidiente, come quello di Maria. E il modello di questo cammino di salvezza è lo stesso Dio, il suo figlio, che non stimò un bene irrinunciabile essere uguale a Dio. Paolo lo dice,